Sono tutte ragazze, cuore e carattere. Sto parlando della Carpisa Yamamay di calcio femminile. Sono nostri ospiti il giornalista Massimo D'Alessandro e la bomber veterana della nazionale, nonostante la giovane età, Valeria Pirone. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Ma perché salute. La guardi male? Non ho capito. Perché io non so giocare a calcio. Lo sapevamo. Neanche io. Tra l'altro tu non sai giocare a calcio. Domenica Lucio Pierri è impegnato in un match importantissimo. Di beneficenza. Di beneficenza. Per me stesso. Di ping pong, ho saputo. E anche bocce, se ce la faccio, secondo fanno me. Beneficenza a Lucio Pierri, nel senso gli regalano un attimo di... Cioè, mi fanno giocare a pallone, questa è la beneficenza. Ma che piacere ritrovare Massimo D'Alessandro, come stai? Io, grazie per l'invito, bene, benissimo. Insomma, il calcio a Napoli non è soltanto per i maschietti. Ma no. Diciamo che la maggioranza dei tifosi è di sesso maschile, ma oramai negli ultimi anni ci sono moltissime tifose, moltissime frequentatrici dello stadio San Paolo, uno stadio ancorché poco ospitale, causa pioggia, tettoie, eccetera eccetera, bagni, piove addirittura in tribuna, abbiamo letto, pochi malfunzionanti, però è molto frequentato al femminile. E tra l'altro da qualche anno a Napoli c'è una squadra di calcio femminile che è in A1 e, insomma, dal 2003 e da quest'anno invece in A1 il suo esordio l'ha fatto, tra l'altro una sorta di matricola terribile. Dico questo perché io ho la fortuna di seguirle da qualche tempo per la radio, per Radio Marte, siamo radio ufficiale, quindi ogni sabato al Collana, ecco anche lo spottino che è un ingresso gratuito, quindi venite, c'è Valeria Pirone, le altre venite, ragazze così che... l'anno prossimo è una pagata l'ingresso. Giustamente, no, guarda, ha detto una cosa vera, sintetica, diretta. Valeria, tu sei una storica di questa società, com'è stato vivere tutto il passaggio fino a questa promozione importantissima? Anche perché, penso lo sappiano tutti, tra l'altro ne parlate in radio, in televisione, è sicuramente un po' più difficile per una donna affermarsi nel mondo calcistico e far capire soprattutto agli uomini che si può giocare bene a calcio nonostante... nonostante le donne, praticamente nonostante. No, diciamo far capire un po' alla gente che il calcio non è maschile, cioè anche femminile, è un po' difficile, però io sono partita dalla Serie C con loro, non avevo neanche idea, non sapevo neanche che esisteva la Serie A, poi crescendo, vincendo, facendo tante cose, siamo arrivate in Serie B, Serie A2, siamo arrivate in semifinale di Coppa Italia, sono delle emozioni, penso, uguali a quelle della maschile, non ci sono differenze. Anche emozioni. Perché in futuro entrerai proprio negli annali, perché veramente hai dato il via ad una realtà bellissima. Ma quanti gol hai segnato? Quest'anno? No, pochi. Da quando si dà mai? Non lo so, non mi ricordo bene. Più o meno? No, non lo so, 150, 200, non lo so. Non lo so, il re dei Cavani. No. Cioè, più di Cavani, secondo me, più di Cavani. Cavani c'è anche qualcosa. In macchina. Allora, diciamo che del Carpisa Yamamay Calcio Femminile Napoli, Valeria Pirone è la bomber per eccellenza, quindi un po' la Cavani della situazione. Anche però, dal punto di vista tecnico, non si somiglia. Per chi ha più o meno dai 30 ai 40 anni, se lo ricorderà, Valeria Pirone somiglia calcisticamente un po' a Romario, secondo me. È un po' caracollante, ma è una battagliera, e una soprattutto che fa dei gol strepitosi. Però è diversa da Cavani, però con il Matador ha una cosa in comune, cioè la grinta, la voglia, è una che torna indietro, è una che massacra gli avversari, ma cioè le porta l'esasperazione, il terrore non giochiamo mai, realmente. A proposito di massacro e di battaglia, una grande rimonta del Carpisa Yamamay contro il Pordenone, quindi un'altra bella soddisfazione, insomma, si risale a questo punto del campionato. Gli ultimi 4 minuti tra vento, panchine che volavano, veramente volavano le panchine. È vero, tra l'altro la partita è stata ritardata leggermente proprio per le condizioni, sì, non del campo. Sì, ma chiariamo, volavano le panchine per il vento. Per il vento, A proposito, ma com'è il tifo nel calcio femminile? È agguerrito? Bella domanda. Allora, diciamo che quando ti sposti da Napoli tutti quanti vengono contro di te, contro il Napoli.
però poi quando vengono a Napoli li trattiamo bene, li facciamo trovare la frutta, li facciamo trovare i succhi, li facciamo trovare tutto. Quando noi andiamo là neanche i palloni ci danno. Oh, ma mica esiste la violenza negli stadi anche nel calcio? No, no, ma... Tra poco. Grazie di quello. No, se stai una... no, allora, la violenza non esiste, però non ci trattano come noi trattiamo loro. Quando andate a giocare in trasferta? Sì. Come mai? Poche squadre. Allora, la verità è che la squadra napoletana di calcio femminile ha la fortuna di avere un direttore generale che è Italo Palmieri. Sì, infatti che, sì. Va di là. È napoletano, per cui... Posso dire una cosa, Dita? Lui va di là di tutti. Non si ferma a un piccolo problema o perché io sono napoletano o perché tu sei giapponese. È un vero napoletano, sì. L'ospitalità innanzitutto, una le pensa, cento ne fa, organizza di tutto di più al San Paolo, magari un giorno al Collana, anche per intrattenere il pubblico, eccetera. Stesso discorso vale per le squadre che arrivano, veramente il massimo dell'ospitalità. Figuratevi che lo stesso Italo ha organizzato, adesso che loro hanno giocato contro il Bardolino, giusto, la squadra di Verona, ha organizzato una sorta di gemellaggio tra Napoli e Verona nel calcio femminile, è una cosa carinissima. E Tosi, calcio maschile non esiste mai. Il sindaco di Verona, Tosi, è andato a vedere la partita e a fine gara ha anche premiato le calciatrici napoletane. Ha mandato un messaggio a De Magistris, insomma, una cosa molto carina. La partita successiva in casa, la Bomber Pirone ha fatto gol come al solito. Io, da bravo cronista, l'ho fermata a fine partita in diretta. Ho chiesto, allora Valeria, è anche una bella cosa questa cosa del gemellaggio, e lei ha preso le distanze, ha detto no, la società fa quello che vuole, ma io da napoletana prendo le distanze a quello che fa la società, io non posso gemellarmi con nessuno che sia di Verona, di Milano, cioè, questo per farvi capire, ma no, anche dai, però. Un carattere, lo so, è qui, confrontatevi con lei, non so, perché si vede che in prima persona ha subito qualcosa, voglio dire, no? Qualche no, sì, io ho le amiche che giocano nel Verona, ho le amiche che giocano nel Brescia, ma il gemellaggio non lo potrei mai fare. Ma per quale motivo, no, Valeria? Perché sono partenopea, non esiste. Ne esiste proprio. Io ti do la mano in campo dentro, capito? Ti do la mano in campo e anche fuori, però il gemellaggio con nessuno. Fair play comunque, sì, deve esistere. Sì, no, chiariamo la differenza non tra la Valeria, la Valeria essere umana, Valeria sportiva, insomma, questo è bene. Valeria, ma mi racconti il tuo approccio allo sport e al calcio in particolar modo? Cioè, l'inizio, quando all'inizio hai iniziato a giocare e dato i primi calci al pallone, come ti guardavano i tuoi genitori? Dicono, no, che sei un maschio sbagliato. Ho giocato sempre in strada con i miei amici, poi ho giocato con i maschi e poi all'improvviso mi vedi un mister, vieni a giocare con me. Cioè, te andiamo. È capitato così. Qual è stato il momento più bello della tua carriera calcistica? Conoscere le persone importantissime per la mia vita, Italo Palmieri, Lello Riccio. Federica Riccio. Anche le ragazze del Carpisa Yamamai hanno realizzato un calendario, 12 scatti d'autori di Cesare Maria Solito per l'associazione Portofranco, che svolge attività di recupero nei quartieri a rischio di Napoli e soprattutto all'interno della sanità. 12 scatti, Valeria, bomber nella vita, modella per un giorno, com'è andata? Non c'è una foto di Valeria? Sì, dimmi. C'è la controcopertina anche del cronista, comunque, diciamo. No, scherzo. No, diciamo che no, è stata divertente. Poi l'abbiamo fatto per beneficenza. A me queste cose mi piacciono e va bene così. Cioè, se lo dovrei fare per soldi, non lo farei mai. Massimo, invece, quello che a me ha sorpreso, te lo dico molto sinceramente, che studiando un po' la storia del Carpisa Yamamai ho scoperto che in realtà esistono delle categorie, cioè è strutturata come una vera e propria società, ci sono i baby, i pulcini, proprio come avviene in una società maschile. Ormai il calcio femminile un impegno grandissimo da parte della società. Veramente rischio di risultare noioso, però complimenti a tutti i dirigenti che fanno un gran lavoro, tutti i tecnici, tra i quali ci sono veramente dei signori allenatori. A questo proposito ricordiamo Geppino Marino, che è il loro allenatore protagonista insieme alle ragazze di questa straordinaria cavalcata, perché il calcio femminile, la squadra napoletana calcio femminile quest'anno in Serie A1 al suo primo anno è quinta, sta veramente facendo una cosa. Esistono i playoff? Purtroppo no, però
secondo me è un qualcosa a cui la federazione dovrebbe pensare, darebbe sicuramente uno stimolo in più e soprattutto creerebbe un evento nell'evento e c'è la nella Coppa parte Italia, della stagione. A questo proposito Valeria Pirone ha un desiderio, possiamo... No, penso sia il palcoscenico giusto questo, no? Per fare la finale a San Paolo. Ecco, lei vorrebbe arrivare con Napoli in finale di Coppa Italia e disputare la Coppa Italia. Noi dobbiamo fare ancora i quarti di finale di Coppa Italia. Contro? Mo andiamo, deve venire adesso Roma in casa nostra. Roma, l'anno scorso hanno perso in finale per la Coppa Italia. Sì, col Brescia. E sabato giochiamo con il Brescia. E tu dopo gemella con Brescia, che l'hanno perso in finale. No, chiediamo se c'è con Roma neanche, si avvicini. No, ma siamo Partenope, Maria sì, ci lascia stare per piacere. Brava. È così, no, vale. Lascia, per piacere, dai. Assolutamente, così. No, ragazzi, a parte gli scherzi, quando girate tutta l'Italia e vedete le schifezze che vi, scusate, le schifezze che vi fanno, tu dici no, non posso fare il gemellaggio con nessuno. Io, perdonami, non è che sono proprio d'accordissimo. Io sono con te, lei lo sa. Io addirittura io me ne vado in Europa, capito? Se ci barrichiamo in questa convinzione. No, ma io sono aperta, non è che odio Verona e non c'ho gli amici. Ma se mi trattano male, io rispondo trattando meglio, cioè quello è il punto, perché si crea più timore. Ma anche lei è aperta all'Europa, lei è apertissima all'Europa. Lei deve fare un volo direttamente da Capodichino e deve sorvolare completamente e andare direttamente in Europa. È così. È reputato. Già l'ho capito. Sta troppo oltre, quella è la verità. Federica Riccio. Troppo oltre, maggio 2012. Arriva la vittoria nel girone A2, la storica promozione in Serie A. Valeria, come l'avete vissuta quella giornata? Bellissima. Non è stata tanto bella perché purtroppo capito una cosa brutta a una nostra amica che perse la mamma. Allora i festeggiamenti furono un po'... Poi più sottotono, ovviamente. Sì, però l'aspettavo da 8 anni quel giorno. Facciamo un po' di domande di quelle là. Allora, siete sexy quando giocate? Massimo, rispondimi tu che sei uomo. No. Sì. Sono sexy? Sì. Ma il pubblico va a vedere... Non può dire. Va a vedere la partita soltanto per una questione sportiva? Vabbè, anche perché attiene una sacca molto... Ma lei, la sacchiappa giocando a calcio? Che guardi a me, non credo. Non ci vuole sempre qualcosa. No, nel senso che crea quella certa. Dai, c'è una bomba anche nel cuore, dai. È fortissimo. Potrei fare gol nel tuo cuore, hai fatto gol nel cuore. Vabbè, guarda, è vero, ci sono la... Vedi? Ci sono. Sì, crea un po' di curiosità, sì, molto. E i maschietti come le incitano dagli spalti? No, ma ci sono... Da decinare! Venite al Collana, c'è uno zoccolo duro, c'è un gruppo storico che è bello tosto, cantano per 90 minuti, sembra davvero di essere al San Paolo, tipo ve lo assicuro. I cori sono gli stessi della Serie A, sì, uguali? Sì. Che bello! Stessi del Napoli. E in media quanti tifosi ci sono, Massimo? Un migliaio, mai meno almeno di 600-800, anche perché poi da quest'anno sono al Collana, nel cuore del Vomero, è facilmente raggiungibile, sempre ingresso gratuito. Ragazzi, 4 anni fa, quando andava a giocare la domenica, andavamo a giocare, erano sugli spalti la mamma e il papà. Sì. Ora vedere... Per me pure 300 persone, guardate, una soddisfazione grandissima. È verissimo. Ma guarda, Valeria, io penso che la cosa che crescerà, insomma, speriamo di accettarla magari proprio in occasione di questa finale a San Paolo. È una bella cosa. Io, figuriamoci, lavoro per la radio ufficiale, sono così dedito al calcio, quello dei maschietti, eccetera. Vi assicuro che vedere loro giocare riappacifica anche un po' con il calcio, perché ricordo un calcio che non c'è più, quello con le maglie dall'1 all'11, con delle imperfezioni anche, no? Ci sono, ma che fanno parte del gioco. Insomma, si passano, ve lo assicuro, 90 minuti per chi ama lo sport, per chi ama il calcio, di assoluta qualità. Calendario, prossimi appuntamenti, prossime sfide. Domenica, sabato con il Brescia, alle 2:30 a Stadio Collana. È da vedere, sabato pomeriggio contro il Brescia. Non ho capito. Le prossime sfide, tra le prossime sfide, qual è quella che temete di più? No, temiamo nessuno, perché giocando a calcio non puoi temere nessuno, se no non... A me piace la frase, rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Bravo. Dico tu, questa la conosco a memoria. È quello che non ti ammazza, ti rende più forte. Esattamente. Anche quella fa effetto, assolutamente. Hai detto che il tuo sogno nel cassetto è di disputare la finale di Coppa Italia. No, aspetta, il mio sogno nel cassetto non è questo.
non è di giocare a San Paolo. No. Sarebbe una, per me, sono napoletana, giocare a San Paolo è la cosa più bella che mi può capitare. Ma la maglia azzurra? Ah, noi ce l'abbiamo la maglia azzurra. No, quella del Napoli. Io ho una maglia azzurra conosco. No, lei gioca anche in nazionale. Allora, io lo so, il sogno del cassetto prima o poi essere convocata da Mazzarri, questa è la verità, che penso che non si possa realizzare a breve. No, no, il mio sogno del cassetto è un altro, ragazzi. Sì, ma secondo te chi lo vince lo scudetto, dai? Che domanda. Che domanda? Mica te lo dico. Certo. Va bene, allora come ci arriviamo al primo marzo? Li avviciniamo, li agganciamo, li superiamo? Io spero che arriviamo, che stiamo pari. E poi là ci giochiamo tutto. Allora, domanda cattiva: baratteresti lo scudetto del Napoli con la tua finale di Coppa Italia allo Stadio San Paolo? Bella. Cioè, dovrei giocare la mia finale allo Stadio San Paolo? No, se perché il Napoli vinca, se preferisce che vinca il Napoli. Attimo solo, c'è una persona che parla correttamente l'italiano in questo studio in questo momento? Massimo, allora, Alessandro, preferisci, grazie. Preferisci che vinca il Napoli o che tu possa giocare al San Paolo? No, vinca devi il Napoli, scegliere. Io gioco a Collano, ma facciamo vincere il Napoli. Però tu resti in finale. Dammi la mano, dammi la mano. Se l'è cavata, secondo me. Grazie a Massimo D'Alessandro, a Valeria Pironi. Grazie a voi per la vostra avventura sabato. Ricordiamo l'appuntamento allo Stadio Collana a partire dalle 14:30. Napoli ingresso contro Brescia. Gratuito. Io ci sarò. Ingresso gratuito. Guarda che ti conosco ormai. 1.001 tifosi. Ah, ok. Sono in 1.000, abbiamo detto, in media. Sì. Da oggi poi 1.001, va bene? Restate con noi, un pizzico di pubblicità. Ciao.